ragazzi, eccoci qui con un nuovo arrivato e si tratta del Motorola Droid Razor o Motorola Razor, come lo volete chiamare. Andiamolo a scartare dalla confezione. Ecco qui la scatola. Sinceramente mi aspettavo qualcosa di più grande, ma le dimensioni sono queste qui. Andiamo a vedere un attimo un po' la scatola com'è fatta. Qui ci sono le iscrizioni in francese. Abbiamo comprato su expansis.es e l'abbiamo pagato poco più di 530 euro incluse le spese di spedizione. E premetto subito che expansis.es pure prometteva, insieme al al Motorola Razor, anche un caricatore per auto, cosa che non viene nella scatola, come potete vedere. Poco male. Vediamo subito il Razor, cosa c'è nella confezione. Il classico cavo dati USB, il caricatore per la batteria, le cuffie stereo e la manualistica. Tutto qui, non c'è la scheda SD, anche se ricordiamo che il Razor viene con ben 16 giga di memoria interna. Vi dico subito che non ho resistito alla tentazione di aprirlo e usarlo almeno una volta, quindi l'ho già acceso e installato alcune applicazioni. Comunque andiamo a vederlo per bene nel dettaglio. Schermo da 4,3 pollici Super AMOLED, i classici soft touch di Android, Motorola qui, la fotocamera frontale per le videochiamate, sul retro una cover posteriore molto molto carina in materiale Kevlar, che secondo Motorola è più resistente di 5 volte dell'acciaio. Comunque si ha una solidità estrema al tocco. Vediamo qui la fotocamera posteriore da 8 megapixel, in grado di registrare in Full HD con il flash LED e gli altoparlanti stereo. Qui nella parte laterale lo scompartimento per la micro SIM. Attenzione, micro SIM, perché questo Razor non ha la cover estraibile, non ha, la batteria non è estraibile. E quindi si inserisce qui ed è una micro SIM. Dovrete, se non avete una micro SIM, dovrete tagliarla come ho fatto io. Vi posso dare un link di una guida molto molto interessante. Poi qui c'è lo slot per la micro SD. In alto è la porta HDMI e la porta per l'USB. Che dire, è un telefono veramente molto leggero, solo 117 grammi, è un peso piuma, nonostante i materiali di costruzione comunque sono molto ma molto buoni, molto solido. Gorilla Glass lo schermo. Accendiamolo e facciamo vedere lo schermo Super AMOLED. Anche se adesso la luminosità è impostata a risparmio energia, settiamola al massimo e guardate che spettacolo. Schermo veramente è uno spettacolo alla vista. Che dire, lo smartphone è veramente super reattivo. Abbiamo provato a riprodurre addirittura sei video YouTube su una pagina web e nemmeno uno scatto, lo faremo vedere nella recensione. L'interfaccia è personalizzata a Motorola, ci sono molte opzioni.
Android 2.3.5 Gingerbread. Come vedete, se la luminosità lo permette, no, evidentemente. Ecco qua. E niente, faremo la video recensione dopo qualche giorno di prova, di test. Vi faremo sapere sul nostro blog com'è andata. E nel frattempo, godetevi gli ultimi istanti di questo piccolo unboxing hands-on. Smartphone veramente eccezionale. Niente, vi rimando al blog www.androidgeek.it alla video recensione. A presto.